Mi fermo qui e do la parola all'assessore Alberto Bellini, assessore all'ambiente del comune di Forlì, che è in rappresentanza del sindaco, che è impegnato in una riunione, ma adesso lui ci dirà e ci fa il suo saluto per questa duplice conferenza. Grazie, buonasera a tutti. Naturalmente saluti del sindaco Drei, che è purtroppo nella sua tripla veste di presidente della provincia, sindaco e presidente dell'Unione, ha avuto un impegno improvviso e mi ha chiesto di rappresentarlo naturalmente, e lo faccio con piacere perché l'amministrazione apprezza questo tipo di incontri di natura informativa e anche di approfondimento che vengono offerti alla città da parte dei medici per l'ambiente, e di questo li ringrazio in maniera sostanziale e non formale. Io faccio due rapidissime riflessioni per dare un po' l'idea di quelle che sono le linee di indirizzo che la nostra amministrazione vuole portare avanti e che sta facendo in continuità con quella precedente. Due riflessioni sono le seguenti. Riprendo un pochino quanto diceva il dottor Ridolfi. Ci sono state varie stagioni, vari casi in cui ci sono state tendenze di dimenticanze, di nascondere degli elementi e di coperture di alcune situazioni. Ne ha citato uno sul chimico, ce ne sarebbero tanti altri da citare, potrei citare il caso Eternit, che è uno dei casi che oggi vediamo all'evidenza della stampa e che sicuramente è più chiaro a tutti. Da dove voglio arrivare con questa riflessione? Voglio arrivare a dire che credo che si debba condividere a livello di società civile una regola di trasparenza molto forte, che però, attenzione, non vorrei cadere nell'ipocrisia o nella demagogia, non è che si può semplicemente dire basta raccontare la verità. Dietro a questi episodi ci sono, come dire, tante reti di relazioni complicate, c'è sempre qualcuno che voleva difendere il proprio posto di lavoro, che pensava che fosse il modo giusto di comportarsi quello. Quindi c'è un substrato sociale, economico, culturale dietro queste storie. Io credo che serva una nuova stagione di trasparenza che chiarisca come le responsabilità di ciascuno, che sono importanti, devono però essere messe in un quadro di trasparenza più generale, perché non possiamo pensare che capitino altre situazioni come quelle che sono state raccontate o come immaginate, ma non possiamo neanche pensare che da sole si risolvano, perché se non si risolve strutturalmente la rete di relazioni tra amministrazioni, enti di controllo, reti di pianificazione di questi sistemi, è difficile immaginare che la singola persona possa fare delle scelte in contrasto con il suo stesso lavoro. Tutto questo per dire che serve una stagione di trasparenza che parta dall'alto, cioè dalla politica, che deve capire come deve regolare la trasparenza degli atti che riguardano l'ambiente, il territorio e la salute. E questa è la prima riflessione, che vuole essere naturalmente solo una riflessione aperta, non è né una conclusione né una proposta. Seconda riflessione, che riguarda come intende muoversi la nostra amministrazione, riguarda le priorità. Noi ci troviamo, e lo dico facendo l'assessore all'ambiente da ormai 6 anni, in uno stato molto complesso, uno stato ambientale molto complesso, in cui le criticità sono tantissime, e io, come dico spesso, non vorrei fare un'analisi delle cause o delle colpe, la farà qualcun altro, io faccio l'amministratore, quindi mi devo preoccupare di quello che viene da qui in avanti, e quindi è più importante capire come e dove intervenire, visto che la situazione è già compromessa nelle falde, nell'aria, nell'ambiente, nel territorio, e quindi cerco di dare nella mia azione amministrativa priorità a quello che sono le azioni positive che posso fare.
E nel fare questo credo che il nostro indirizzo debba essere privilegiare le aree dove i fattori di rischio sono più alti. Quindi stabilire quali sono le aree dove un intervento di natura amministrativa, di natura economica, di natura sociale può portare dei miglioramenti e su quelle intervenire. Questo è un pochino il grande tema della percezione della rendicontazione delle azioni, che è una cosa che la politica da un po' di tempo non fa. Cioè bisognerebbe, come dire, abituarsi a definire degli obiettivi legati alle analisi di rischio e di risultato che si possono ottenere, su quelle stabilire dei percorsi e poi andarli a verificare periodicamente. Questo vale, attenzione, può sembrare un ragionamento molto fumoso, anche per le cose di cui parleremo oggi. Chiarito che i medici, e per me sono un riferimento su questa parte, ci dicono che le priorità sono queste, su quelle bisognerà fare dei piani con degli obiettivi e delle azioni di finanziamento che siano verificabili, controllabili e sostenibili. E secondo me, tornando anche al punto 1, dobbiamo farlo in maniera chiara, cioè dobbiamo avere la forza e il coraggio di dire chiaramente dove possiamo arrivare, in quanto tempo e come. Questo è il ruolo che credo, per quanto mi riguarda, poi credo che anche la giornata di oggi servirà anche a discutere questi temi che sono importanti, per quanto mi riguarda sono le linee di indirizzo che l'amministrazione vuole portare avanti su un tema così importante, e lo dico in conclusione, credo centrale per un'amministrazione, che è la tutela del territorio e della salute dei cittadini. Grazie. Grazie anche proprio per l'impegno che è stato dimostrato sia dalla precedente amministrazione che da questa appena nata da 6 mesi, e mi sembra che diciamo almeno gli intendimenti siano molto buoni, diciamo, dal nostro punto di vista. Speriamo di poter dare una mano anche noi con le nostre proposte, con le nostre idee.